Un campionato di 38 giornate è come una lunga corsa a tappe, dove ciascun corridore ha un traguardo da raggiungere. E importa poco che il traguardo in questione sia la promozione, un posto nei playoff o la salvezza. Il traguardo si avvicina e ciascun corridore è chiamato ad un solo compito: correre. Amici di Lega Pro Channel, buonasera dallo stadio degli Ulivi di Andria, buonasera da Vincenzo Murgolo. Campionato di Lega Pro, girone C, 32esima giornata, in campo Fidelis Andria e Messina. Di Annoni, Volpicelli, Annoni, tiene il pallone in campo Annoni, protegge Cianci, cerca la conclusione dalla distanza, e la parata da parte di Berardi. Pallone profondo verso Minicucci, tenta lo scatto il giocatore italo spagnolo, ancora Minicucci, va via sull'altro di sinistra, Minicucci entra in area, Minicucci la conclusione, respinge Berardi. Conclusione sul primo palo, rimane il Minicucci, Berardi dentro per Cianci, controllo un po' difettoso, riesce però ad appoggiare verso Tito, arriva il cross di Tito, smanaccia Berardi. Dopo appena 9 minuti ad abbandonare la contesa, intanto occhio al contropiede del Messina con Foresta che apre sulla sinistra verso De Vito, avanza grandi falcate De Vito, dentro centralmente per Milinkovic, entra in area Milinkovic davanti a Cilli, Milinkovic! 1-0 Messina, esattamente al 46esimo nel corso del primo tempo, cambia il parziale allo stadio degli Ulivi, Fidelis Andria 0, Messina 1. Il gol di Manuel Milinkovic, quinto centro stagionale per il numero 10 del Messina. A grandi falcate il numero 24 della Fidelis Andria, arriva il cross di Tito verso Cianci che stacca, non arriva, poi croce! È stato un fallo in attacco da parte di un giocatore della Fidelis Andria, era andato giù croce. Ruba il pallone da Silva, occhio al contropiede del Messina, ancora da Silva, si fanno vedere Anastasi e Milinkovic, pallone per Anastasi, entra in area Anastasi, davanti a sé un avversario, Cilli! Gran parata di Cilli sulla conclusione ravvicinata di Anastasi. Sbaglia l'appoggio Paolillo, allora attenzione a Da Silva, si fa vedere anche Anastasi, ancora Da Silva, limite dell'area, Da Silva entra in area, Da Silva! E c'è la parata da parte di Cilli che alza il pallone sopra la traversa, ancora Messina vicino al gol del 2-0. Questa volta vedremo se ai 5 minuti di recupero concessi verranno aggiunti anche 30 secondi in virtù del cambio che è portato all'ingresso di San Severino. Curcio, ma non c'è più tempo perché arriva proprio in questo istante il triplice fischio da parte del signor Guida, fine dei giochi allo stadio degli Ulivi. Il Messina coglie un successo importantissimo in chiave salvezza, vincendo per 1-0 al degli Ulivi di Andria contro la Fidelis, che dal canto suo inanella la quarta sconfitta consecutiva. Decide il gol segnato da Milinkovic al 46esimo.